Bella gente di Shikoku, io sono Luke e oggi vi porteremo un film ispirato a Una poltrona per due. Dico ispirato perché ovviamente non sarà la copia esatta del film, ma ci saranno un bel po' di cose simili e un bel po' di cose ignoranti. Ma prima ragazzi, con questo magnifico albero che vedete con il suscino sulla punta, devo dirvi buon Natale a tutti! È Natale! E è il compleanno di Fra, quindi mi raccomando, sì lo so, Fra è nato a Natale, che sfiga, si prende un regalo al posto di due, fategli gli auguri nei commenti, tipo buon Natale, compleanno Fra! E vai! Comunque ragazzi, non la tiro per le lunghe, vi chiedo solo di lasciare un bel mi piace e se volete supportare tutto ciò che stiamo facendo e magari fare anche un regalo di compleanno a Fra, inserite il codice creatore Luke-ShikokuJin nello shop di Fortnite. Grazie mille a tutti e buona visione! Buongiorno, signore. I suoi vestiti sono pronti e la colazione è già sul tavolo. Oggi ha la sua riunione importante con Mortimer e Randolph Duke. Si vesta bene, mi raccomando, che oggi deve preparare i salari. Non si preoccupi, apra la porta. Sono proprio felice di constatare che anche oggi abbiamo guadagnato 3 milioni di V-Bucks. Signor Mortimer, signor Randolph, ecco a voi i salari di questo mese. Cosa? 100 V-Bucks? Chi osa chiedere 100 V-Bucks per un mese di lavoro? I soldi non crescono mica sugli alberi. Ha ragione, mi scusi. Diminuirò lo stipendio a 5 V-Bucks. Sei proprio diligente, Luis. Siamo stati fortunati a scegliere te come responsabile. Il talento ce l'hai proprio nel sangue. La ringrazio, signore. Come vanno i rapporti con la nostra amata nipotina? Vanno benissimo. La renderò sicuramente una moglie felice. Sono sicuro che andrà proprio così. Ora puoi andare, buon lavoro. Grazie, a presto. È proprio un bravo ragazzo, non trovi? Certamente, ma tu hai detto una cosa sbagliata. Ossia? Hai detto che il talento ce l'ha proprio nel sangue, ma la ricerca scientifica dimostra che la capacità di una persona non dipendono dalla nascita, ma dal tipo di vita che esso conduce. È ovvio che sia talentuosa avendo studiato a corso commercio. La prego, signore, mi dia qualche V-Bucks per supportare Luke Shikokujin. Mi lasci stare, vada via! La prego, signore, mi dia qualche V-Bucks almeno lei. Sono cieco. E allora come hai fatto a sapere che ero qui? Impostore! Adesso ti faccio vedere io. Vieni qui. Oh oh. La prego, mi lasci stare! Ehi, che vuoi farmi? Oh, mi scusi, le sono venuto addosso. Non ho fatto apposta. Aiuto! Aiuto! Questo tizio vuole rapinarmi! Qualcuno mi aiuti! In che senso rapinarti? Io non voglio rapinare nessuno. Aiuto! E così, Billy venne arrestato per aver tentato di rapinare Luis. Una pattuglia aerea della polizia di Fortnite lo portò via immediatamente. Però, era il giorno fortunato di Billy. Perché iniziò la scommessa tra i due milionari. Una scommessa che valeva un solo V-Buck, ma che avrebbe cambiato la sua vita e quella di Luis. Decisero di pagare a Billy la cauzione, di dargli un lavoro e una casa fenomenali,
mentre fecero arrestare Luis per spaccio di succhi succosi. Secondo Randolph, Luis sarebbe riuscito a tornare alla sua vecchia posizione, mentre, secondo Mortimer, per via di quelle condizioni disagiate, sarebbe diventato anche lui un criminale. Oh, un letto vero! Sono anni che dormo sul cemento! Una vasca da bagno? Tutta per me? Non ci credo! Questa casa è talmente grande che ci metto una giornata a girarla tutta! Buongiorno, signore. I suoi vestiti sono pronti e la colazione è già sul tavolo. Oggi è il suo primo giorno di lavoro. No, voglio continuare a dormire. Grazie. Signore, mi scusi. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Mi raccomando, si aggiusti bene la cravatta. Deve fare bella figura. Che diavolo è una cravatta? È vicino alla camicia, dove c'è l'appendiabiti. Ah, ok. Boh, sembrava una corda. Che figata questo posto! Proprio così. Ora Mortimer ti spiegherà come lavoriamo qui da Duke. E così Mortimer gli spiegò che la Duke Company guadagnava grazie alla compravendita di skin, emote e picconi. Il suo nuovo compito sarebbe stato quello di riuscire a vendere più skin possibili con il codice Luke-Shikokujin. È proprio come il lavoro che facevo prima. Nelle settimane successive, Billy scoprì di avere un talento innato nella vendita delle skin e si rivelò un successo per i fratelli Duke. Mentre Luis, convinto di essere stato incastrato da Billy, iniziò a pensare a un piano per vendicarsi nei suoi confronti. Parlando con Ophelia, una ragazza che aveva conosciuto appena uscito di prigione, escogitò un piano per incastrare Billy. Oh, dannazione! Devo espellere i miei liquidi corporei! Ora mi vendicherò io di questo mascalzone che mi ha rovinato la vita. Riempirò il suo ufficio di succo succoso. Così Luis iniziò a seminare succo succoso per incastrare Billy, ma venne interrotto proprio da lui, che entrò nella stanza insieme a Randolph e a Mortimer. Che cosa stai facendo? Che ci fai qui? Sono venuto per incastrare questo tizio! Guardate, è pieno di succo succoso! Ehi, ma che stai dicendo? Mi dispiace, Luis, ma dobbiamo farti arrestare un'altra volta. Sono entrato qui 10 minuti fa e non c'è traccia di succo succoso. Oh cavoli. Aiuto. Mi sono spaventato. Devo andare subito in bagno. Ho vinto io la scommessa. Dammi il mio V-Bucks che mi aspetta. Peccato. Mi toccherà darti un V-Bucks? E ora che questo esperimento è andato a buon fine, ci siamo divertiti abbastanza. Possiamo far tornare Billy in mezzo alla strada, insieme al suo amico Luis. Però i due fratelli non avevano tenuto conto di una cosa. Billy stava origliando l'intera conversazione. Ah sì? Volete mandarci in mezzo alla strada, quindi? Ora escogiterò io un piano perfetto per farvi pentire del vostro cuore gelido. Devo solo fare una chiamata a Luis. Mortimer, Randolph, ero in bagno e ho ricevuto una chiamata incredibile.
un'offerta che varrà miliardi di V-Bucks. Preparatevi. Ho sentito dire che c'è un deposito di lama dorati abbandonato a sud-ovest dell'isola. Ok, è raggiungibile solo in aereo, ma ho prenotato un volo. Ci sta aspettando qua fuori. Non possiamo perderci questa occasione. Perfetto, andiamo subito. Concordo. Salve, io sono il vostro pilota Siul. Allacciate le cinture che stiamo per partire. Ma il pilota Luis? Ma va, è impossibile. Ci sarà solo una semplice somiglianza. Forza, saliamo! Eccolo! Lo vedete quel masso? Basterà prendere un piccone, distruggerlo e ci troveremo sotto un deposito gigantesco di lama dorati! Oh, che sciocco! Ho dimenticato il piccone sull'aereo. Torno subito, aspettatemi qui! Vai, Luis, metti il turbo! Certo, ma prima... Ehi, brutti vecchiacci! Volevate buttarci in mezzo ad una strada per colpa del vostro cuore gelido! Quindi non avete sicuramente problemi a stare in mezzo ai ghiacci. Dove andate, brutti mascalzoni? Tornate qui. 130! DJ Yonder! Animals! Si vola! E così, Luis e Billy decisero di passare un Natale un po' diverso dal solito. E andarono a Palmeto Paradisiaco. In futuro i due ragazzi aprirono insieme al maggiordomo e a Ophelia il cosiddetto shop di Fortnite, che diventò poi famoso in tutto il mondo, e scelsero un codice a loro molto familiare per aprirlo. Il codice Liuk_Shikokujin.